Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Solita raccomandazione, ovviamente, che faccio a me stesso di stare molto attento, perché non vorrei fare un incidente in diretta, capito? Andiamo a finire su tutti i TG. No, sarebbe sconveniente, in effetti. Io però non ho la patente, quindi non è che ti posso dare il cambio. Non hai mai preso la... Come mai questa... Perché non mi è mai piaciuto, hai visto? Tre pedali, due piedi, poi io sto per dire... Passo da un punto. Sei per le due ruote, però, perché sei un grande appassionato, mi ricordo, poi ci si conosce da tanto tempo. Sono per i due piedi più che per le due ruote, perché mi piace correre, camminare. Sì, mi piace poi avere la fortuna di stare in queste zone, visto, magari ti piglia il frullo, vai verso San Polo, Poti, corri lassù. No. Ma poi non comunque. Mai... Cioè, sei un podista attivo, insomma, sì, una maratona l'ho fatta, ma come sono arrivato in fondo, insomma, anche come fatto, però insomma, però diciamo che sì, qualche mezza maratona, qualche corsettina ogni tanto, stai bene, soprattutto in mezzo alle campagne, quando sei da solo, ti viene un sacco di idee, sai, poi visto stimola molto la circolazione d'ossigeno, io ne ho bisogno, perché spesso... Insomma, come mi chiamo, sicché a volte... Addirittura. No, scherzo, via. Almeno quello lo so. Vabbè, Mauro, ovviamente tutti ti conoscono per essere il patron di Arezzo Wave, che è nato nel 1987, dopo me lo ricordo molto bene. Quindi, e la prima edizione fu al Prato. No, fu... Dove vai? Gira. No, io giro. No, fu alle Caselle, le prime edizioni sono fatte alle Caselle, una di marzo e una di ottobre, poi dopo siamo passati al Prato, alla Fortezza per alla essere Fortezza, precisi, alla Fortezza, sì. Per due edizioni, 89-90, 90 anni di Manu Chao, quindi Mano Negra e quindi Italia 90, poi si è fatto nel 91, siamo andati al Prato, e nel 92, 93, 94, 95 al campo di Via Arno, dove ora c'è l'Olmo Ponte. Che una volta era il campo militare. Assolutamente, infatti prime edizioni di Arezzo Wave, la mattina si doveva in qualche modo condividere l'area, perché c'era i militari che facevano le marce, c'era il percorso di guerra lì, insomma, e poi il pomeriggio c'era noi. Poi dopo dal 96 siamo andati allo stadio fino al 2006. Anno del mondiale di calcio, visto che sei uno sportivo, per ricordare, insomma, che... Per ricordarci, insomma, quella meravigliosa estate. Sì. Un antimilitarista e un pacifista come te, come si riusciva a conciliare con un campo militare? Insomma, quando trovavi questi no, che marciavano? No, erano simpatici, si è fatto anche il torneo di calcio lì dentro nel 94, c'era la squadra dei militari, c'era il comandante Malatesti, che... ma noi quando si faceva anche al Prato, i militari ci davano le tende proprio per far rimanere gli artisti, quindi non ho mai avuto, anzi era poi una situazione locale qui ad Arezzo, c'era la caserma, quindi ci avevano degli ottimi rapporti. Chiaro, c'era un minimo di situazione un po' diciamo caratteristica, no? Vedere magari il militare con la divisa tutto impettito e poi l'altro che magari è un attimino più rock, più dinoccolato, insomma, insieme, però di fatto è stato carino quel momento. E poi, insomma, è stata una crescita continua, perché Arezzo Wave, io mi ricordo le edizioni con Moby, con David Byrne, insomma, delle edizioni veramente incredibili. Poi. Si è lasciato il campo militare con... Il 95 si fece sia Dave Matthews, che per gli americani è un po' quasi come Bruce Springsteen, e con Ben Harper, che fu la prima volta che veniva a suonare in Europa, credo, sicuramente in Italia.
insomma, un sacco di artisti, e in quell'anno lì c'erano anche Negrita di Arezzo, c'era The Roots, c'era, insomma, si lasciò quelli, e poi allo stadio sì, ci fu il salto di qualità, anche con Ivano Fossati nel 96 che, sì, che in qualche modo ci sdoganò, no? Perché prima era qualcosa di strano, magari Ben Harper, quello, quell'altro, erano tutti nomi un po' sconosciuti. Invece Ivano Fossati fu un po' la certificazione che Arezzo Wave allora poteva essere interessante anche per il grande pubblico che poi veniva in massa, no? Famiglie. Io mi ricordo una delle tue tantissime interviste che, nella quale dicesti che il tuo sogno era quello di coniugare insieme Paolo Conte e Red Hot Chili Peppers in un'unica serata. Ecco, sta cosa te l'hanno fatta fare purtroppo. Guarda, però riguardavo i fogli, nel 92 ho trovato proprio un foglio in cui c'era la nostra richiesta alla EMI per i Red Hot Chili Peppers, poi mi ricordo che era un prezzo abbastanza alto e non si è fatto, peccato. Paolo Conte sì, anche lui è stato un peccato che non l'abbiamo fatto, però insomma sicuramente mi sarebbe piaciuto tantissimo, ecco. Io mi ricordo quei giorni anche che precedevano Arezzo Wave, insomma questa città diventava un po' internazionale, quello che non è mai stato per anni e anni, perché al di là del fatto che insomma dal punto di vista economico Arezzo è stata una città molto molto importante, però insomma dal punto di vista, ecco, di culturale, di luogo di aggregazione di tante persone, insomma diventava una città molto importante, insomma portata come esempio da anche in Europa, perché te hai sdoganato anche fuori dall'Italia. Sicuramente, sì, infatti guarda, non ti nascondo che questa piccola cosa, questo bambino che si fa nascere, che sarebbe l'erede di Arezzo Wave, che chissà mai se poi crescerà, come tutte le cose, si sa che uno nasce e poi chissà qual è il futuro, no? Non abbiamo le carte per vedere che scapperà fuori. Però l'idea è proprio quella di riprendere con un semino, con qualcosa che possa essere riconducibile alle nostre idee di partenza, che sono sempre un po' folli, perché non sai mai che come va a finire la cosa, no? Però anche questo che facciamo adesso su Wave, dal 7, l'8, il 9, il 10, l'11 di novembre, è un po' un tentativo, la nostra scommessa di riportare Arezzo in un circuito internazionale, perché secondo me Arezzo c'ha un sacco di doti per poter attrarre interesse. Arezzo Wave è stato uno di quei fattori che hanno veicolato questa attrazione, no? Noi siamo stati dei facilitatori di incontri e quindi anche di sogni, se vogliamo. È vero. E poi la musica è un linguaggio internazionale, insomma, non sì. C'è bisogno di usare l'inglese, insomma, la musica ci si capisce tutti. Insomma. Sì, sicuramente la musica è anche un veicolo che poi ti porta anche per quelli che guardano solo ai soldi, perché la retina è visto, dice ma sì, qui bisogna essere concreti, no? Io ho messo tutto sto rumore, però c'è da dire che noi ad Arezzo, con Arezzo Wave, portavamo circa 200.000 persone, di cui i tanti bistrattati, 8.000 che erano nel campeggio, erano 8.000 persone che mangiavano due volte al giorno per sei giorni e che non avevano un ristorante, quindi erano economie anche nella parte più bassa tra quella che era percepita dagli aretini come qualità di incoming, se si vuole usare i paroloni, però erano dei soggetti anche loro che portavano un indotto molto pesante sulla città, per non parlare di quelli che venivano poi in albergo, che avevamo tutti gli hotel pieni da Castino Fiorentino fino a Bibbiena, quindi sicuramente per Arezzo è stato un veicolo di conoscenza in giro per il mondo, ma anche di economia, perché insomma noi si portava delle risorse notevoli nella città. Ma poi paginate sui giornali, mi ricordo insomma Repubblica, TV, Corriere della Sera. Insomma, i giornali internazionali, il fatto che si è portato per primi Carmen Consoli in America, quindi siamo andati anche a portare artisti italiani con la nostra struttura in giro per il mondo, Elio e Negramaro a Londra, insomma si è fatto sicuramente qualcosa che il nome di Arezzo ha tratto vantaggio. Poi io sono aretino, chiaro, mi fa piacere. C'era questo nome, Arezzo Wave, e insomma vedere, trovare anche, a me è capitato una volta all'estero di trovare
Questa è una frase che quasi tutti mi dicono, ma lo sai che sono stato in Messico, ho trovato uno? Te dove ti è capitato? Ma non l'ho trovato, non era retino, c'aveva la maglietta Arezzo Wave, quindi insomma orgoglioso, insomma è difficile, no? Io sono un tifoso dell'Arezzo, magari trovo uno a, che ne so, a Città del Messico con la maglietta dell'Arezzo, dico oh mamma mia, però Arezzo Wave l'ho trovato, insomma, quindi era motivo d'orgoglio. E poi insomma qualcosa si è inceppato, ma che caspita è successo Mauro? Questa è una cosa semplice, che è successo che praticamente ci hanno detto mangi sta minestra o salti dalla finestra, quindi noi insomma alla fine quella minestra non ci piaceva e quindi è successo che non siamo più rimasti ad Arezzo dal 2006, perché c'era stato imposto di fare certe cose e quindi o accetti di fare magari un palco di Arezzo Wave a 13 km piuttosto che fare una serie di artisti in un certo modo, piuttosto che tutta una serie di imposizioni quando non ti senti più tranquillo di avere la libertà di poter muoverti come ti sei sempre mosso, ma essere sotto controllo e sotto scopa, si è deciso insomma di abbandonare. Però se io posso lavoro in casa mia, se devo fare 1000 chilometri per portare i soldi da mangiare li faccio anche perché è un lavoro, ma insomma non è che avevo l'ansia e la voglia di andare a girare per il mondo, insomma. Quindi l'ultima edizione, diciamo l'ultimo grande appuntamento qui ad Arezzo allo Stadio Comunale è stato nel 2006, no? Se non vado errato. Diciamo che nel 2006 si è fatto l'ultima edizione continuativa ad Arezzo, poi dopo siamo andati a Firenze, poi si è fatto 3 anni a Livorno, di cui i primi due per me sono nel podio delle edizioni di sempre, perché sono state fantastiche, sia la città di Livorno, i livornesi, insomma troppo simpatici, e che il cast artistico che si fece. Poi dopo si andò in Puglia e poi siamo ritornati ad Arezzo nel 2012, e ad Arezzo allo stadio sebbe un gran successo. Però, guarda caso, nel 2013 non siamo riusciti a farla ad Arezzo perché non ci fu la possibilità di incontrare il sindaco, di parlarne. Ma ora, so, queste sono cose che magari è giusto dire, ma non è... sì, ti gira un po' le scatole perché è come se dopo 6 anni ripigli la macchina che hai lasciato nel garage, la rimetti in moto e miracolosamente tutto riparte, stadio pieno, tutta una serie di situazioni, Nina Zilli, ti ricordi Malikayan, Caparezza, eccetera. E poi dopo è successo. Vabbè, è chiaro che la speranza, la mia e credo quella di una buona parte della maggioranza di aretini, di vederla ripartire, risorgere un giorno, insomma, io non trovo concepibile questa cosa. Poi c'è proprio una chiusura, insomma, ultimamente proprio una chiusura anche a livello di dialettica, no? Mi sembra. Ma con te questo ho percepito dalle tue frasi nei confronti insomma di chi ha in mano un po'. Ma io non il vaporetto, senti, io ti dico, noi questo che facciamo su Wave è un qualcosa che noi abbiamo creato per cercare di facilitare scambi, incontri e occasioni, no? Quindi per i gruppi avere qui chi organizza Umbria Jazz piuttosto che il primo maggio, piuttosto che Collisioni o i festival più grandi d'Europa, invece che andare a trovarli a casa, penso che sia un'occasione importante in un ambito lavorativo, così come vedere gruppi che sono di una certa qualità, poterli far vedere ai più importanti acquirenti d'Europa che vengono ad Arezzo, i più importanti giornalisti inglesi dalla Francia, dalla Danimarca, eccetera, e creare anche un'occasione di proposta di tutti quelli che sono le migliori band che arrivano dal sud Europa. Questo è quello che facciamo. E certo, sarebbe più forte la squadra se tutta la squadra fosse fatta di 11 persone, insomma, è inutile nasconderci dietro un dito. Noi, se io porto qui la responsabile dei finanziamenti dell'Unione Europea, che sono 1.850 milioni di stanziamenti nel settennio 2020-2027 sulla cultura, a spiegare com'è che si fanno i call, le domande, eccetera, io sarei contento se per esempio delle amministrazioni dei comuni locali venissero ad ascoltare, cioè io creo occasioni di facilitazioni, di opportunità. Poi però se questi soggetti non sono presenti io non è che posso obbligarli, insomma, ecco, noi faremo questo proprio per un pubblico più vasto possibile di operatori del settore. Ecco, io mi ricordo che in diverse occasioni te hai avuto l'appoggio di
di un grandissimo personaggio della cultura europea, che è stato il ministro della cultura francese Jacques Lang, insomma, per chi non lo sa, insomma, uno dei più grandi personaggi che ha avuto la Francia dal punto di vista culturale, insomma, quindi, però magari hai avuto l'appoggio di Jacques Lang e magari qui trovavi dei detrattori che magari dicevano: ah, mamma mia, tutte, ah, ricomincia il casino, perché sembra che questa città sia un pochino dorma, no? Sia un po' addormentata, poi magari si sveglia la mattina: ah, madonna, ora comincia l'invasione, cioè, verrà avvertito come un fastidio. Sai, qui si torna sempre al discorso che la comunità europea, per esempio, spende un sacco di soldi, e questo ne parlerà la dottoressa che arriverà qui il sabato 10, per cercare di conquistare nuovi pubblici, cioè lo chiamano audience by surprise, no? Cercare di trovare musica o cultura o teatro in degli spazi che non sono abituali, cioè per loro è meno interessante avere di 250.000 persone che vanno a vedere Vasco Rossi che non entrare in una parrucchiera o in un'edicola e trovarti una persona che ti fa una poesia oppure che ti fa un pezzo musicale. E questo per loro vuol dire aprire nuovi scenari, nuovi pubblici. Questo è un po' quello che noi vogliamo fare con Sudwave, no? E sarebbe bene, visto che ci investono tanti soldi, che la gente potesse aprirsi alla curiosità, essere sorpreso e curioso. Ad Arezzo, questa cosa con Arezzo Wave è stato fatto, poi si è un po' perso. Io credo che sia un'occasione per le persone di essere vive, perché alla fine, se te la tua ambizione principale è di andare a letto alle 8, è tutto chiuso, insomma, è un po' un avvicinarsi alla morte prima del tempo, no? Alla fine. Cioè, oppure se c'hai il figliolo che ti lavora in un bar, allora va bene che gli faccia un casino perché porta i soldi a casa, giustamente, ma se nel bar non ci lavora nessuno che conosci, sarebbe da chiudere alle 8. A volte, insomma, è una visione un po' miope, però io credo che se non c'è un'amministrazione che fa parte della squadra, quando ti dicevo sarebbe bene giocare in 11, che porti avanti queste filosofie, queste logiche, è chiaro che da solo riesci a farlo un po' con difficoltà. No, io mi riferisco, per esempio, domenica mattina c'è stata questa maratonina, sì, io dico ben vengano queste iniziative, animano la città, sono 2000 iscritti, insomma, era bello vedere muoversi tutte queste persone, poi insomma è una bella iniziativa, grazie agli organizzatori. Ed su Facebook io ho risposto a un paio dei tanti che purtroppo: oh, hanno chiuso la città, ma com'è possibile? Cioè, per una maratona ogni sei mesi, sì, ma magari ce n'è due, io faccio una volta l'anno, rompi le palle, scusate il termine un po' volgare, ma di domenica mattina. È difficile, sono partite perse, giusto continuare a dirlo, ma dovrebbe essere una cosa che di legge, così, punto. Cioè, è una cosa bella, aiuta, fa girare, la gente viene da fuori ad Arezzo per fare questo, quindi se uno non gli va bene è peccato per lui, io penserei, ecco. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Ci vogliamo bene a questa città bella, da tanti punti di vista. Però insomma, anche il fatto che sia un po' rimasta fuori dal circuito di promozione turistica, secondo me non è un caso, no? Niente avviene per caso, non lo so come la pensi te. Io credo che c'è un sacco di possibilità in più rispetto a una città come potrebbe essere Campobasso, ecco, con tutto il rispetto che come può essere Isernia. Sicuramente ci sarà una cultura, una gastronomia, un paesaggio, insomma, ci sono dei vantaggi notevoli. Io quelli che invito ad Arezzo, che sono i massimi esperti a livello musicale, che arrivano dalla Francia, dalla Spagna, dalla Danimarca, dalla Svizzera, da Londra, è uno dei più grandi giornalisti, io li invito proprio per cercare di farli innamorare di questi posti. Non è un caso che i costi più grandi di questa manifestazione siano proprio per
pagare questi a vedere le migliori cose che ci sono, quindi ti pago l'aereo, ti pago da mangiare, ti pago perché tu possa godere al massimo di questo e riscriverlo, no? Si gioca in casa in questo, ecco. Dovrebbe essere un pochino più sviluppato. E se io faccio un'iniziativa dove ti arriva tutta una serie di soggetti che sono opinion leader nel settore, io credo che dovrebbero essere stimolati il più possibile a ritornare a dire quello. Cioè è Malmeta per dire che noi ci sa giovedì prossimo, che in 15 minuti abbiamo dovuto chiudere perché sold out, più di 230 persone da tutta Italia hanno chiesto di venire a vederlo, ascoltarlo parlare, no? Che è intervistato da Drigo De Negrita. Queste sono 250 persone che vengono da tutta Italia partendo la mattina per vedere Malmeta. Vuoi che non lasciano qualcosa ad Arezzo? Cioè vuoi che non spendino almeno per mangiare, per bere, per comprare un ricordino, per... Cioè, quindi su queste cose qui si dovrebbe muovere, sulle piccole particolari. Per me devi conquistare la gente per mezz'ora in più, come una meta, no? Devi cercare di farla stare mezz'ora in più in modo tale che ti scatti le 7:30. Uno dice, Madonna, ma che si fa? Si mangia qui, si dorme qui a Arezzo? E gli parte 200 euro tra dormire e mangiare, e sono soldi che vanno nell'economia aretina. Bisognerebbe lottare su delle piccole cose per poterli fare, però come ti ripeto, non faccio nessuna polemica, cioè, manca il gioco di squadra, perché se pensi che questo su Wave lo facciamo noi, che siamo una fondazione, certamente queste cose dovrebbero essere in qualche modo incentivate a livello di promozione della città. Se noi si fa su Wave, per dirti, e io sono contento che venga tutti gli aretini possibili a vedere questa cosa, a incuriosirsi, a stimolare le cose. Certo, se si fosse una squadra tutta compatta si farebbe ancora meglio, insomma, ecco. Vabbè, insomma, se no si rimane sempre su di sì, manca, ma io torno sempre a ripetere questa cosa, ma è tipica della Aretini, non della Toscana. Manca un po' il senso d'appartenenza, cosa che per esempio i tanto criticati, c'è molta rivalità, no, con Siena, anche dal punto di vista calcistico, però Siena fa gruppo, c'è un grossissimo senso d'appartenenza. Te guarda la conferenza stampa che ha fatto il sindaco di Siena a difesa del Palio dopo le polemiche di quel cavallo morto, cioè una cosa che gli va semplicemente fatto un applauso, al di là di come uno la pensi o non la pensi. Cioè questa difesa che non è, qui siamo davanti allo stadio. Conosco ogni filo d'erba, guarda, sono stato io a fare il passaggio dalla palestra a dietro con le scalette, perché proprio questo stadio evoca grandissimi ricordi. Ci aveva un poster di Kate Moss fatto da Calvin Klein, che era alto tutta quella parete, mi sembra 12 metri per 6. C'era questa che poi il palco era sempre davanti alla curva, sì, qua. Sul nord, la parte della nord, sì, qua. Sì. E vabbè, purtroppo è passato un bel po' di tempo, purtroppo. Allora, siamo sempre qui, no? siamo qui. Senti, allora io volevo farti una domanda, insomma, te uomo da sempre idealmente legato alla sinistra, insomma, legato a delle cose progressive, principi di sinistra, insomma, principi di, cioè, se vedo uno che sta male, se posso gli do una mano in mezzo alla strada, ecco, poi tirando le somme, ecco, tirando le somme, ecco. Se posso, chiaramente, ecco. In questo mondo che sta andando veramente verso un po' il qualunquismo, la deriva, l'egoismo e anche questa mancanza di memoria, no? Perché sono rimasto sconvolto domenica a Predappio, si sono dati appuntamento 2000 nostalgici per così festeggiare la ricorrenza della marcia su Roma. Io non riesco a capire insomma, che voglia c'è, insomma, di rievocare una dittatura. Una dittatura è una dittatura, insomma, è qualcosa di tremendo, di terribile. Forse non hanno neanche lontanamente l'idea di cosa voglia dire, insomma, significare vivere sotto un'oppressione, sotto un dittatore. Te hai viaggiato un po' tutto il mondo, quindi insomma, sì. Qualche chilometro sì. Sì, qualche chilometro l'hai fatto, insomma, sì, ricordo. Almeno qualche giro del mondo l'ho fatto, sì. Che mi dici? È terribile questa cosa. E poi, quella demente, non so come chiamarla, che aveva quella maglietta con scritto Auschwitz, insomma. Cioè, che
che gli vuoi dire? Veramente, mettiti nelle sue condizioni, cioè in che modo vivi. Quindi questo va al di là, a destra e a sinistra, questa è proprio una, cioè, una persona che fa così, è proprio completamente fuori da ogni logica, non è neanche commentabile, cioè proprio, che gli vuoi dire? E poi penso che in tutte le situazioni cercare di capire l'altro può essere anche utile, no? Cioè io voglio dire, è chiaro che se mi viene delle persone, io vorrei cercare in tutti i modi di fargli dare un contributo alla collettività, cioè se io ho degli immigrati che mi stanno al giro dalla mattina alla sera, porca miseria, facciamoli fare dei lavori che possano servire, facciamoli, c'è da pulire, qui cade l'albero, che pure c'è tutta una serie di cose, facciamoli fare dei lavori utili, e allora a quel punto invece che dargli 3 euro al giorno ne do anche 5, ma li faccio lavorare, cioè, e poi dopo chi non lavora, che è un po' la linea della Germania, insomma, chi non lavora, chi non si integra, chi non impara la lingua, chi non fa quello che può essere utile per la collettività, allora è inutile che tu stia qui, ma se te a priori non li accogli, è chiaro che io non c'ho una lira, vado da chi mi dà i soldi, e chi me li dà? Quelli che mi fanno vendere un po' di droga, no? Perché quelli sono soldi facili, ci metto questo, tanto questo è una carne da macello, anche se lo beccano sono affari suoi, e si torna proprio al punto, cioè diamogli responsabilità, perché io se ad Arezzo Wave mettevo 50 cestini, sta tranquillo che la gente quando c'aveva un bicchiere di plastica che aveva finito di bere la birra lo buttava vicino, ma se ce ne metteva uno solo, quello lo butta per terra, è inutile che giri tutto lo stadio per trovare un posto dove buttare un cestino, si tratta proprio di buon senso, cioè io ti metto nella condizione di poter dare qualcosa di più, se lo fai sei mio amico, se non lo fai patticiari, come si dice, no? Però manca proprio, secondo me, questa voglia di cercare di mettere alla prova l'altro. Cioè Ariace, io non è che sono un politico che, però hanno dato delle case a dei immigrati, alla fine hanno rifatto vivere quel paese, per quale motivo gli devi dire fermo, stop, si chiude qui? Cioè cerchiamo di integrare il più possibile, questo per me è un messaggio da fare. Dall'alba dei tempi, insomma, tutta l'umanità è stata soggetta a fenomeni migratori, insomma, non c'è neanche bisogno di andare, ma insomma, è sempre stato così, insomma, è una cosa, normale, cosa naturale. Che dovrebbe essere fatto è usare buonsenso, ma buonsenso non vuol dire essere all'acqua di rosi, cioè vuol dire che te hai delle responsabilità, io ti devo dare delle responsabilità, perché poi te devi rispondere di questo, ma se ti lascio in mezzo al niente, è logico che se ne approfittano quelli che hanno un guadagno maggiore, è sempre un fattore di economia e di business, no? Cioè io ce n'ho una cinquantina al giro sparsi, che gli faccio? È quello che mi torna più comodo se io sono malavita. E in più si tratterebbe di riconquistare spazi, cioè quando noi si faceva Arezzo Wave al Parco del Pionta, insomma lì c'era Arezzo Wave, c'era la vita, c'erano ragazzi giovani che suonavano. Quando io ho proposto, quando con la nuova amministrazione, di rifare Arezzo Wave là, creando una situazione tipo Hyde Park con tutta una serie di situazioni, poi allora non è piaciuta e punto, però dico, su quelle situazioni lì più te spengi la luce e più al buio ci va quelli che fanno le loro business, che sono 9 su 10 illegali, cioè te fai vivere, dai quei spazi in gestione anche a dei ragazzi, magari non ci guadagni niente, come magari, che ne so, il bar del Parco Giotto, cioè darlo anche a un prezzo basso, ma fargli fare un'attività vitale e ricreativa, invece che tenerlo chiuso perché magari qualcuno non paga l'affitto perché è troppo alto o il rischio di impresa è troppo forte in un momento di crisi. Te dai un investimento sul quale una persona ci vede il guadagno, però ti bonifica un'area. Tutto il Parco del Pionta, darlo in gestione a una serie di associazioni giovanili che possono in qualche modo dargli vita. Poi se ci traggono qualche guadagno, magari, chi se ne frega, anzi meglio, invece che lasciarlo lì che passa ogni tanto i vigili o la polizia, che fanno anche troppo, ma se non sei fisso è chiaro che dopo che hai fatto un giro ritorna tutto come prima. È chiaro, no? Io tutta questa situazione che si è venuta a creare mi fa ritornare in mente una vecchia frase di Woody Allen, non so se, che parlava della differenza tra destra e sinistra, cioè il modo di pensare da persona di destra e il modo di pensare da persona di
sinistra. C'è la differenza tra destra e sinistra è che l'uomo di destra ha le risposte facili ai problemi difficili. Io penso che questa sia la più grande intuizione. Sare, io non sono politico, ora si fa un discorso. No, ma neanche io. Però ti dico, io mi sento più vicino, cioè se posso cerco di essere molto vicino e molto debole coi deboli e molto forte coi forti, insomma, perché ho anche la fortuna di avere un ruolo che posso in qualche modo permettermi di poter rispondere. Ce n'è altri che sono obbligati a non poter rispondere, quindi se vedo che una cosa non va bene, purtroppo questo è il lato che tutti dicono che è più negativo della mia figura, no? Che sono incontrollabile, che cioè io sono come Maradona, insomma, ecco, se mi dai 5 minuti io ti faccio fare 3 gol, ma se mi trovo di fronte a uno che non mi sembra proprio Einstein, magari ho dei termini che sono abbastanza veloci per comunicare la mia opinione, e questo in un mondo di super diplomazia non va bene. Quindi io sconto il fatto di non avere un procuratore, perché se avessi avuto un procuratore sicuramente tutti i colleghi miei che vengono qui e che fanno festival da 20 milioni di euro, insomma, fanno quello che fanno. Evidentemente se io non lo faccio è perché un tot di sbagli probabilmente nella mia personalità e nel mio carattere sono anche quelli di essere poco, dicono, controllabile, anche se insomma... Te hai fatto molti viaggi in Sud America, sei molto legato a questa parte del mondo, ma sì. Maradona non l'hai mai incrociato? Mai. No, Maradona no, ho incrociato la Carlotta Moratti e sono andato su al quinto piano lì dall'Inter con la coppa della triplete, quindi quando sono tornato a casa per la prima volta mio babbo ha capito che facevo qualcosa di importante, perché mi ha visto con la coppa, con la Moratti, perché insomma Arezzo era un po', forse sì, ma insomma non ai livelli... Quindi Maradona non l'ho mai incrociato, anche se è un personaggio, chiaro, ora non mi volevo paragonare a lui, io non faccio uso di strisce continue, come si può dire, però insomma volevo dire che sicuramente era uno che nel suo lavoro riusciva a fare delle cose creative, ecco. Poi dopo magari da un punto di vista di burocrazia non credo che sia stato un fenomeno. Però mancano questi personaggi, no? Che hanno acceso la fantasia dei tifosi, perché questa irrequietezza che però si esprimeva in campo a altissimi livelli, no? C'è stato Maradona, George Best, tanti giocatori che veramente ti hanno regalato delle emozioni che sono uniche, no, incredibile. Tifoso interista, e quindi insomma, purtroppo era dell'Inter tuttora, quindi visto le colpe dei padri che ricadono sui figli, si vince poco, però quando vinci insomma ti dà parecchio. Tu sei un grande tifoso anche dell'Arezzo, perché ogni volta che ci troviamo insomma si parla anche dell'Arezzo, però insomma allo stadio non sei uno da stadio, no, l'ultima volta, no. A parte stasera vedo quei ragazzi di Orgoglio Amaranto che ci danno a mano su Sudwave, quindi buon Federico, vedrai che lo stringerò a fare cose non troppo sportive, ma insomma sono venuto a vedere il Siena, porca miseria, bella storia, cioè lì mi piacque un sacco, in curva avevo tutti i ragazzi, 9 su 10 erano tutti tifosi anche di Arezzo Wave, quindi sì, lo seguo e chiaramente mi sento, poi i miei amici sono tutti super coinvolti sull'Arezzo, quindi di conseguenza sono un po' contagiato, visto le cose che coinvolgono gli amici, poi insomma sì, l'Arezzo mi piace. Bella. Allora io. Poi scusa, quando c'era l'Arezzo ho beccato Graziani, cioè una volta c'era Graziani che era il presidente, mi ricordo, sì, c'era sì. I British Sea Power, che era un gruppo inglese rock molto molto importante, e io alle 5 e mezzo, alle 6 stavano per arrivare, vedo Graziani ancora si faceva la doccia nel camerino, che ci dovevano arrivare i gruppi, dico: oh Francesco, che fai? Guarda, ora è... ah Mauro, ciao, sta di fatto che arrivano gli inglesi e scoprono che Graziani era presidente, e perché Graziani credo che abbia fatto o gol o comunque una partita memorabile nell'Italia contro l'Inghilterra, qualcosa. E quindi loro poi mi ricordo che vollero la maglietta dell'Arezzo, se uno va a rivedere le immagini su Video Music eccetera, loro hanno fatto tutto il concerto, i British Sea Power con la maglia dell'Arezzo, quindi questo
il legame con la squadra di calcio c'è stato anche per questo, insomma. Mi ricordo, ho visto persone importanti, Sabatini c'era quando io ero lì, Sabatini, che facevo, perché noi ci davano, io sono riuscito a avere, quando facevo i vari festival negli stadi, mi davano sempre come, come produttore, come promoter, come organizzatore la sala del presidente, quindi ho visto, ecco, ho visto gli stadi dalla stanza di Spinelli a Livorno, poi c'avevo quella di Semeraro a Lecce, lì sembra essere una cappella perché c'è Padre Pio davanti alla porta della squadra di Lecce. Sì, 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 è proprio una cosa mistica. E quindi, insomma, ecco, ad Arezzo ho visto Sabatini, c'era Cosmi, c'era tutti questi qui. Senti Mauro, allora siamo giunti alla fine del nostro viaggio. Due cose, ovviamente una cosa te la devo dire, della stima personale, ci auguriamo che Arezzo Wave torni a casa un giorno, insomma, ci auguriamo che... Su due, dobbiamo farlo crescere. Sì, sì, però insomma, diciamo... Te vuoi il casino della folla? Io voglio la grande atmosfera di Arezzo Wave. E poi ricordiamo Sud Wave, dai, ricordiamo gli appuntamenti, così almeno... Sud Wave è una cosa che si compone di due parti, una è la convention, quindi occasioni per incontrare personaggi importanti al circolo artistico, è tutto gratuito, quindi uno può venire e incontrare le persone che legge nel programma. Questo è mattina e pomeriggio, si parla dei temi più disparati, è inutile che te lo sto a dire perché tanto si trova nel sito. E poi la sera ci sono i concerti dei migliori gruppi che arrivano dall'Italia e dal Sud Europa. Sud Wave si chiama perché è Sud European Music Network, quindi si cerca di dare una visibilità e un'immagine forte a tutti quei gruppi che arrivano dal Sud Europa, sai, i Pigs, i paesi quelli lì visti male, insomma, che hanno una creatività esagerata. Si farà sia di pomeriggio, come era lo Psycho Stage al Teatrino Virginian, che sarebbe lì in via dove c'è anche varie pizzerie e altro, no? Sì, via. Non mi ricordo come si chiama, ma insomma attraverso del corso che va in piazza San Michele, e poi ci sarà anche il Caremaschi, il Rock Kit, quindi tutti gli ingressi gratuiti, dove troverai da Ralph, che è l'icona della house in Italia e nel mondo, il nostro, insomma, biglietto da vita forte, a tutta una serie di gruppi che la settimana scorsa ho visto a Parigi e che sono veramente in gamba, che arrivano da Atene piuttosto che da Lisbona, da Parigi o da Barcellona. Quindi questa è un'occasione da non perdere per chi ama Arezzo Wave. Poi da questo, da cosa nasce cosa, insomma. Dai. Va bene, grazie, forza Arezzo. Speriamo bene, prima o poi si farà un concerto sotto la curva. Okay? Dai, sotto la curva. Senti te? Alla fine del match, dopo magari un... Prima, perché se poi hai perso ti tirano la manca di pomodori. Allora, ci facciamo il selfie d'ordinanza che ci serve, ci serve come promozione, questo facciamo in... Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.